Dato che, come ben saprete, la sera faccio le live sul canale Viola, ho voluto fare questo video per spiegarvi come vedere la PlayStation 5 sul vostro computer senza usufruire di un game capture, ad esempio questo dell'Elgato, perché in molti casi può rivelarsi un po' scomodo, oppure non ci permette di giocare alla massima qualità e refresh rate. Infatti, nel mio caso, possedendo delle console che sviluppano 120 fps, essendo collegato all'Elgato e successivamente al computer, ero costretto a giocare a 60 fps. Perché come funziona? A questo coso. Semplicemente qua mettiamo il cavo che arriva dalla console, cavo HDMI, e dall'altra parte abbiamo un'uscita HDMI per riuscirlo a collegare al monitor. Quindi questo si trova, diciamo, a metà tra console e monitor barra TV. E per riuscire a vedere sul computer, ad esempio su OBS o Streamlabs, quello che effettivamente si vede sul monitor, c'è questa uscita USB-C che tramite un cavo lo colleghiamo appunto al computer e riusciamo a vedere anche sul computer quello che vediamo sul monitor. O se ad esempio non avete un monitor, tramite questo potete comunque vedere la console solo sul vostro computer e utilizzando il suo programma vi permette addirittura di giocare direttamente dal computer, quindi col controller connesso alla console, però utilizzando come dispositivo di output il computer, anche se questa cosa è scomodissima. Infatti la maggior parte della gente gioca normalmente dal monitor e in più vedono anche sul PC il gioco. Però come vi accennavo prima, siamo costretti a vedere anche sul monitor, in questo caso una risoluzione di 1080 a 60 Hz, perché appunto questa è la qualità massima supportata da questo game capture. Quindi non è che se magari voi giocate a 120 fps, magari in 4K, voi potete giocare a quella risoluzione sul monitor e vedere sul PC alla sua risoluzione, ma voi tramite questo sarete costretti a vedere anche sul monitor il gioco alla risoluzione di questo, cosa che non accade se noi al posto della console usassimo un PC collegato tramite questa a un altro PC solo per streamare, in modo da non sovraccaricare il PC da cui giochiamo. E appunto in questo modo, dato che i PC hanno più di un'uscita HDMI o DisplayPort, noi possiamo collegare magari un'uscita a questo, quindi di qua, e non usare l'uscita HDMI, ma usare solo l'uscita USB per vedere sull'altro computer, mentre per quanto riguarda il monitor su cui giochiamo, utilizziamo un'altra uscita HDMI o DisplayPort direttamente dal PC, senza usufruire di questa, in modo da duplicare lo schermo e vedere sul nostro monitor magari una qualità in 4K a 120 fps o quello che è, mentre sul PC da streaming in 1080 a 60 fps, che tra l'altro è la qualità massima di Twitch. Quindi appunto se avessimo un PC per giocare e uno per streamare, non ci sarebbe nessun tipo di problema. Se invece la utilizziamo con una console, questo problema c'è. E voi vi chiederete: ma non c'è un game capture che magari supporta una qualità più alta? Beh, sì, c'è il 4K60 Pro, che come dice il nome, supporta una qualità massima in 4K a 60 fps, oppure in 2K a 144, o addirittura in 1080 a 240, cosa che questo non fa. Però il problema dell'Elgato 4K60 Pro è che bisogna metterlo all'interno del PC, quindi ci serve un PC assemblato, e su un portatile non la si può utilizzare. Quindi di conseguenza, dato che io streamo dal portatile, collegando la console tramite questo, non potevo prendere la 4K60 Pro. Però con la PlayStation 5, ma anche con la 4, possiamo utilizzare un'altra modalità senza neanche andare ad usare questo, ovvero tramite la trasmissione remota. Cosa che purtroppo, se avete un Xbox Series S o Series X, al momento non potete ancora fare, ma la potrete fare solo da console a telefono, sia iOS che Android. Ma non c'è ancora la possibilità di farlo sul PC. Invece con PlayStation possiamo farlo. E adesso vi faccio vedere come. Lasciate stare i cavi che si vedono lì sotto, ma li metterò a posto, promesso. Allora, se avete una PlayStation 5, basterà andare sulle impostazioni, sistema, e qua trovate scritto riproduzione remota. Schiacciamo sopra, fate abilita riproduzione remota. Una volta fatto questo, andate sul sito che vi lascio qua sotto in descrizione, o basta cercare riproduzione remota PlayStation, e andate a scaricare appunto il programma per Windows o Mac. Una volta scaricato lo andiamo ad aprire, andiamo a connettere, e come potete vedere ci viene fuori connesso mediante riproduzione remota. E tra l'altro la cosa bella è che viene trasmessa dalla console al computer anche l'audio. Quindi poi per trasmettere questo in live basterà aprire Streamlabs o OBS, quello che usate. Aggiungiamo una sorgente, andiamo a selezionare acquisizione finestra, facciamo aggiungi sorgente, e da qua andiamo a selezionare PS Remote Play. Una volta fatto, come potete vedere, vi viene fuori la schermata di questo programma, che noi possiamo tranquillamente ingrandire e abbassare. Andiamo a mettere qua per ultimo nell'elenco e le possiamo andare ad estendere sullo schermo. Come potete vedere è semplicissimo. Poi qua io ci ho messo la webcam con la cornice e possiamo tranquillamente giocare alla PlayStation trasmettendo in live tramite il computer quello che vedete sul monitor senza spendere 200 € per questo. Soprattutto senza rinunciare ad una qualità maggiore del Full HD, ovvero 1080, senza rinunciare ai 120 fps prodotti ad esempio da PlayStation 5. Però se noi andiamo ad utilizzare il controller,
controller non succede niente. Perché? Perché dobbiamo andare a collegare il controller e, come potete vedere, una volta collegato funziona. Tra l'altro non c'è nessun tipo di ritardo né niente. Gli spettatori in live potranno sentire anche l'audio del gioco. Quindi ragazzi, meglio di così non si poteva. E spero vivamente che questa funzione la mettano anche su Xbox, perché come vi dicevo prima possiamo fare la stessa cosa però dalla console al nostro smartphone e non dalla console al PC. Quindi spero che questo video vi possa essere d'aiuto e se avete qualcosa da chiedere scrivetelo pure nei commenti. Anche se questa cosa è scomodissima.